Buon pomeriggio, benvenuti a Random. Come sapete, sempre in compagnia c'è un ospite e oggi è la volta di Paul Richard DJ. Ciao. Benvenuto, ti aspettavamo, come sempre siete sempre graditi, Mr. DJ. Grazie. Allora, oggi ti scopriamo, ti raccontiamo in tutto per tutto, sei prontissimo? Allora, io voglio sapere da te, da quest'anno, come forse tu sai già, chiediamo al DJ la sigla, cioè il pezzo con cui ti si può un po' rappresentare. Sì, Può insomma definire così. Sì, no, un pezzo singolo no. Diciamo che all'interno del mio Fly Case c'è sempre un disco di un artista in particolare. Questo artista si chiama Fede Legrande, che, da cui nutro ispirazione. In particolare tu mi chiedi un disco e io ti rispondo che è Output. Perché che fa? Non ha un tipo di melodia che io riesca a cantare. L'hai purtroppo scelta apposta. Esatto, no, è strumentale. E ovviamente c'è sempre il nananà che sì, funziona. Sì, nananà, beh, chiaro, sempre. Ed è un pezzo che mi rappresenta completamente perché ha tutto quello che secondo me è il mio suono, quindi è un groove importante, insomma, è l'artista di per sé di riferimento che io seguo. Quindi. Bene, va bene, questa è la tua sigla. Sì, sì. Bene, allora ti identificheremo con lui. Invece, i primi magari passi per diventare DJ, quando sono iniziati? Ma, guarda, in realtà... E perché? Allora, sono iniziati per caso, come tutti, accompagnato da un'amica a una festa studentesca. In realtà non ho apprezzato la discoteca perché era un posto buio, chiuso, gente un po' particolare, era una serata di tendenza, era ancora ai tempi della Progressive, quindi io non fumo, non bevo e quindi ero un po' fuori contesto. Direi. E poi in realtà negli anni le ragazzine, ma dove vai, andiamo nei locali, e essendo io di origine ligure c'era un locale molto bello che faceva delle serate estive importanti da 4-5 mila persone e io in una sera veramente piena di gente ho guardato questa figura dietro il mixer che in piedi faceva battere le mani a tutti. Non era il vocalist, ma era e non c'era in quel contesto, e era questo ragazzo, questo DJ, e mi ha emozionato, onestamente mi ha emozionato, e quindi mi sono avvicinato a questa figura che non conoscevo, ma non conoscevo neanche la dance, ero legato al pop italiano. E da lì poi è iniziata la curiosità e niente, poi ho comprato i primi dischi, invece della PlayStation ho comprato la console, insomma. È iniziato rabattandoti anche tu autodidatta? Sì, assolutamente. Okay. Sì, non credo nelle scuole o in questi concetti che vogliono vendere i ragazzi al giorno d'oggi. Penso che la passione sia privata. Dopo si sviluppa nella tecnica, però la passione è privata. Ma studiavi a casa, cioè facevi le prove a casa sì, sì. O seguivi facevo un DJ? Facevo le cassettine, okay, delle gran cassettine. Sei anche tu dell'epoca delle sì, cassettine, sì, sì. Ottimo. Con molti errori, poi era l'epoca del vinile, quindi la mano era un tocco completamente diverso dal digitale di adesso. Io non ho avuto la fortuna purtroppo di lavorare a tempo pieno col vinile nei locali, perché quando sono riuscito a emergere, tra virgolette, nelle prime serate, già era arrivato l'era del lettore CD. E quindi purtroppo mi sono perso una parte importante, penso, di quello che è la console. Però vabbè. Bella, sì, di nascosto lo faccio ancora. Ah sì, in casa tua. Sì, sì, beh, ho ancora tutto, quindi... Ed eri all'epoca, si può dire, chi come eri? Nome? Ah beh, Paolino DJ. Bellissimo, sì, Paolino beh, nome, DJ. Beh, nome classico, sai, quando sei in una zona di provincia... Certo. Il mio nome, diciamo, normale, dato dalla mia famiglia, non era il massimo, quindi per tutti Paolino. Quindi, ma ha funzionato, Ha funzionato. Abbastanza. Poi, bene, vabbè, poi so un po' sei diventato importante, stai diventando ancora a livello internazionale di più, dunque hai dovuto cambiare il nome e dunque oggi qui è Paolo Richard. A fra poco. Buon pomeriggio, ben ritrovati, questo è Random, lo spazio dedicato ai DJ e producer più importanti del panorama italiano ed internazionale. Oggi abbiamo il piacere di ritrovare il nostro amico Paul Richard, in arte ex Paolino DJ, mi piace ricordarlo perché mi suscita simpatia, sì esatto, però oggi insomma abbiamo detto che sei diventato grande, giustamente il nome va cambiato come le star vere. Allora, invece con quali influenze musicali sei cresciuto? C'è qualche artista che ti ha particolarmente influenzato o indirizzato verso quello che oggi poi è il tuo stile? Ma guarda, fino al 2005, quando stavo appunto in Liguria, avevo poche esperienze fuori dalla mia regione, non c'è stato nessuno che mi ha influenzato. Era un po' il classico DJ che comprava su internet dai music store o andava proprio ad ascoltarli. Poi, prima esperienza a Milano e la svolta sicura è stata nel 2008, quando un amico mi ha consigliato di andare a fare una vacanza a Miami durante la Winter Music Conference. Io ero un po' impaurito perché comunque non ero mai stato così lontano da casa, ero indeciso. Poi alla fine sono andato,
e mi ha un po' sconvolto tutto il sistema mentale mio, anche perché io iniziavo a cercare nuove sonorità, non ero più soddisfatto di quello che facevo nel mio piccolo, e quindi è stata un'evoluzione da zero a mille, perché, ma non musicalmente tanto, è l'approccio mentale che hanno, che è diverso. Sai, tutti oggi parlano di estero, voglio andare all'estero, voglio fare musica internazionale. In realtà non è la musica o l'estero, è il concetto delle persone che vivono la musica in modo diverso. C'è una cultura che qua purtroppo manca. O è diversa, sì. No, secondo me manca proprio il concetto di clubbing in termini di cultura, come l'hip hop, come la pop italiana. Vabbè. Cioè, manca proprio il concetto. Mentre all'estero esiste. Quindi, cioè, in America non c'è solo l'hip hop. Gli stessi neri che ballano hip hop ballano anche l'house, l'elettronica, chiamiamola come vogliamo. E niente, questa esperienza con le persone del posto mi ha cambiato. E quindi sono tornato con la voglia di esprimermi, con la voglia di togliere tutte le regole. Non lo so se ci sono riuscito, ma ci sto provando, insomma. Dunque, la tua identità musicale come la definiresti? È in continua evoluzione, purtroppo. Sono una spugna che assorbe tutto. Ma quindi... comunque sei su un house? Sì, house sicuramente. L'old school purtroppo io l'ho persa come per età. Sto cercando ogni giorno in maniera privata di recuperarla, ma sono affascinato dalle nuove sonorità, come dicevo l'altra volta, come Fede Legrando, la stessa Swedish House Mafia di adesso, ma che io già seguivo 4-5 anni fa, quindi anche loro hanno avuto un'evoluzione, un'accelerazione improvvisa, perché suonavano in modo diverso. Comunque, tutto ciò che è inventiva pura e quindi ispirazione, io la seguo. Non c'è una linea musicale. Poi sai. Comunque house. Non sei rock, no, non sei. Non sei latinoamericano, no, soprattutto. Mi piacciono i suoni caldi, okay. Fondamentalmente i bei cantatoni, ma anche le basi strumentali. Quindi. E ti piace anche mescolarli questi stili? O preferisci? Sì, tutto va rapportato alle location dove suono. Quindi io, lavorando principalmente in Italia, mi adeguo alle situazioni che trovo. Non sempre riesci a esprimerti al 100%. In quali situazioni musicali tu ti esprimi meglio? In quali club oppure. Festa anche in piazza, ci sono tuoi colleghi che molto spesso fanno anche DJ set durante delle sfilate di moda, sì. Dentro dei party. Ma guarda, tu in dico, quale ti realizzi meglio? Sinceramente ci sono delle esperienze, tipo alcuni aperitivi che ho fatto, che per quanto uno possa ridere inizialmente, però danno la possibilità di attivare dei suoni, di provare delle emozioni anche, perché il collegamento tra il momento dell'aperitivo e il sound è molto viscerale, quindi... È bello, è una sensazione bella, privatamente, cioè per me è una sensazione bella, non è come suonare davanti a 2000 persone. Certo, vabbè. Poi dipende, no. Perché 2000 persone è solo massa. Se tu vai in un club specifico dove hanno una cultura, dove hanno fatto ospiti di un certo tipo... Ti ascoltano anche più attentamente. Sì, no, ne sanno forse più di noi, che facciamo, perché molto... Poi oggi c'è il web, quindi arrivano prima di te al suono, ti chiedono dei dischi prima che escono e tu magari non lo sai. E alle volte è imbarazzante, però è stimolante, molto stimolante. Certo. Poi, ti ripeto, dipende sempre dalla scelta musicale e artistica che uno fa. Ovvio. E se no, uno può prendere semplicemente la tracklist commerciale e insomma, fa la sua serata dignitosa, ecco. Perfetto. Ragazzi, tutto questo è Paul Ricciarda che torna qui a Random e Match Magazine continua.